Le collezioni di oggetti prodotti dai popoli nativi ed esposti nel percorso del Museo di Antropologia di Firenze evocano le imprese degli esploratori e dei viaggiatori naturalisti dell'Ottocento, l'emozione di raggiungere terre lontane e incontrare altre umanità e altre culture. Il museo conserva molte tra le più importanti raccolte etnografiche del mondo. Le opere dei popoli delle isole del Pacifico, giunte in Europa sui vascelli della Marina inglese al comando di James Cook. I manufatti dei popoli nilotici, raccolti da Carlo Piaggia. Quelli collezionati da Odoardo Beccari ed Enrico Maria D'Albertis in Nuova Guinea. La grande raccolta di Elio Modigliani in Indonesia. Sono questi i preziosi documenti degli esordi delle scienze etnoantropologiche che proprio nel Museo Fiorentino muovono i primi passi e ci conducono alle fondamenta del nostro rapporto con l'alterità.